Ne sono onorato, cercherò di fare il mio meglio per meritarmi questo riconoscimento. Era emozionato Gianni Letta mentre riceveva dalle mani del sindaco Matteo Ricci la cittadinanza onoraria, benemerenza che ha alzato al cielo esibendola come fosse un trofeo. È più pesarese di tanti pesaresi, ha commentato il primo cittadino. Ama in maniera profonda la nostra città e le sa valorizzare i pregi e le potenzialità, a volte anche più di noi. Lo ha dimostrato standoci vicino durante il percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura con il Conservatorio e la Fondazione Rossini. Rapporti e impegni fondamentali ricordati anche nelle motivazioni di riconoscimento lette da Ricci al momento della consegna avvenuta nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale. Illustre personaggio di raffinata cultura, fine diplomatico di rara esperienza, gentile, riservato ma anche determinato. Doti queste che associate alla grande esperienza maturata nel ruolo di giornalista, direttore di quotidiani, negli incarichi istituzionali e di governo, nella presenza in prestigiose istituzioni musicali, culturali ed economiche, fanno di Gianni Letta un protagonista indiscusso della vita del paese. E in questi diversi ruoli, ha proseguito Ricci, e grazie anche a una non comune disponibilità che Letta è diventato un amico della città, seguendo anche le vicissitudini del Rossini Opera Festival, quale componente nei diversi comitati per l'ottenimento, ad esempio, del riconoscimento Città Creativa per la musica UNESCO. A buona ragione possiamo considerare Gianni Letta un prezioso alleato della nostra città, ambasciatore di Rossini e testimone di Pesaro nel mondo. Qui ho trovato un'accoglienza davvero eccezionale, mi sono sentito come a casa, ha ripetuto più volte Gianni Letta. Ora poi divento cittadino, ha aggiunto, ne sono orgoglioso e cercherò di far di tutto per meritarlo. La mia collaborazione con Pesaro è cominciata con la proposta di legge per i 150 anni di Rossini, quindi ormai molti anni fa. C'era il presidente Napolitano, facemmo il comitato d'onore da lui presieduto e del quale io fui. E quindi anno dopo anno abbiamo portato ad approvazione quella legge, abbiamo costituito il comitato per i 150 anni, abbiamo programmato le cerimonie dei 150 anni, abbiamo poi preso la presidenza della fondazione, abbiamo collaborato alle varie iniziative della fondazione del ROF e via via in un crescendo rossiniano appunto la mia collaborazione, il mio inserimento diciamo nella comunità di Pesaro è aumentato via via fino a diventare così forte che il sindaco prima e il consiglio comunale poi hanno ritenuto di farmi questo onore e di chiamarmi a far parte integrante della comunità con la cittadinanza, cosa che mi ha fatto felice, che mi lusinga, che mi onora, ma che, un po' commosso. Ma che ho accolto con grandissima partecipazione e con grande commozione.